un po' diversa per la prima squadra. Intanto è buona l'apertura verso Karasauns che mette in mezzo il pallone che attraversa tutta l'area piccola e finisce fuori dalla parte opposta. Che rischio abbiamo corso in apertura. Grande pericolo, grande meno male. Il giovanile è quello dell'Inter. Evidentemente filosofia un po' diversa per la prima squadra. Intanto è buona l'apertura verso Karasauns che mette in mezzo il pallone che attraversa tutta l'area piccola e finisce fuori dalla parte opposta. Che rischio abbiamo corso in apertura. Grande pericolo, meno male che il nostro avversario appunto Rackels non ha voluto calciare, ha voluto passare posizione. Adesso il pallone è lì fermo ma c'è il fallo commesso da Bagnai. Lettonia che guadagna un calcio di punizione, poi per play in campo con Omelianovic che si rialza e va a guadagnare la propria posizione. Anna Cristina Giustiniani ci propone il replay, direi fallo netto. Fallo netto in grave ritardo Bagnai, colpisce l'avversario e non il pallone. L'arbitro controlla il giusto posizionamento del pallone, della battuta si incarica Karasauns, il giocatore pericoloso poco fa. Dall'Italia tranne Libertaz in area di rigore, parte il suggerimento, il pallone rimane lì, la grande parata di Gallinetta. Natalino fosse ancora arretrato, ha deciso comunque di passare il pallone in quella zona del campo. Recupera la Lettonia, Petrius, il pallone lungo verso Vlahis, ora è disposta la difesa dell'Italia, parte Karasauns a girare sul primo palo, il pallone deviato da Petrius che batte e rimbalza sulla parte superiore della traversa. Lo rivediamo, questa grinta, chiamiamola così, e loro mettono in campo. Intanto Libertazzi, il tocco morbido, c'è il vantaggio dell'Italia, 1-0, la rete di Libertazzi. Bravo, bravo, questa volta è stato bravo, ha capito il colpo di testa del compagno dell'agnello, è andato a proseguire. Fossati ora lungo per Libertazzi, si aiuta anche con le cattive. Libertazzi si mette tra palla e avversario, si tratta di Petrus e poi si alza la bandierina. L'assistente numero uno Petre Kodowski, non sempre nel vivo del gioco, anzi. E capita, questi fantasisti a volte il loro tallone da chiude è proprio la continuità di rendimento. Posizione regolare di Karasauns, limite dell'area di rigore, va Karasauns, l'intervento da dietro da parte di Bagnai. Pulitissimo. Abbiamo rischiato. Ha spostato nettamente, attenzione, l'ha toccato. Ha spostato, il passaggio di ritorno per Lonskakovs che cerca il tiro dalla distanza e per poco non sorprende Gallinetta che si deve rifugiare in calcio d'angolo. C'è un po' di stanchezza nei nostri centrocampisti. Anche in questo caso il giocatore liberissimo nella zona intermedia lascia passare, partire questo tiro, bravissimo. Insidioso, da destra della Lettonia, quindi la sinistra, a rientrare l'uscita di Gallinetta, vuoto la traversa e poi la rete di Vlahis. Lettonia sull'1-1, sbanda in difesa l'Italia e la Lettonia punisce. E direi che sbanda il portiere, Gallinetta esce completamente a vuoto, sorpresi i difensori. È quello che noi un po' speravamo non accadesse, cioè lasciare troppo spazio a questa squadra, e quindi l'errore capita sempre e sono stati bravissimi. Lo rivediamo, Omelianovic, qui l'uscita di Gallinetta a vuoto con Vlahis quasi sorpreso di ritrovarsi il pallone lì dopo che era andato a sbattere sulla traversa, riesce però nel tapin vincente, palla messa giù da Pettinari. Cerca di caricare il sinistro, il passaggio per Esharawi, palla per De Vitis, sarà di rigore, posizione regolare, la rete del vantaggio di De Vitis e torniamo sopra di una rete, 2-1 Italia. Bravissimi ragazzi, hanno dimostrato di volere questo risultato, c'era andato molto vicino Libertazzi poco fa, ma questa conclusione di De Vitis, calciato molto bene, si è smarcato sulla destra, ha incrociato collo piede destro, ha incrociato sul palo lungo. Gol meritatissimo, meno male, lo meritavamo. Costanza fa anche scorrere il tempo sul cronometro. El Shaarawy entra in area, El Shaarawy di rompente, la terza rete dell'Italia. Porta la firma di El Shaarawy, 3-1. È un sigillo importante, questo giocatore ha fatto un gol alla sua maniera, ha sfruttato per l'ennesima volta uno stacco di Libertazzi che domina sulle palle alte, inserimento da dietro, doppio dribbling esterno destro sull'uscita del portiere, questo è il gran gol. Gran gol da un giocatore di qualità straordinaria. E qui la panchina italiana con Pasquale Salerno
e